Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Colleghi della Giunta, signori consiglieri, cittadine e cittadini, rivolgo a tutti voi il mio primo saluto ed il ringraziamento per la vostra presenza a questa prima seduta del Consiglio Comunale, la prima della nuova legislatura. Ci troviamo nella sala consigliare del Comune di Mati Canavese con Maurizio Fariello, neo sindaco di Mati, uscito vincitore dalla tornata elettorale del 10 giugno. Maurizio, dopo 40 anni passati comunque in comune e arrivato comunque a una meritata pensione, qual è stata la goccia che ti ha fatto spingere per rimetterti in gioco per il tuo paese? Ma innanzitutto in quest'ultimo anno moltissimi cittadini mi chiedevano e mi spronavano a candidarmi. È stata quella una delle molle che però era vincolata al creare e a trovare anche una squadra, perché uno non si candida da solo e tantomeno fa il sindaco da solo. Può fare il sindaco se riesce a creare una squadra che lavori collegialmente, perché i problemi da affrontare in un comune, seppur piccolo come il nostro, sono molteplici. Sono riuscito a creare questa squadra in circa 3 mesi di ricerca e riuscendo a coprire anche un po' tutti gli aspetti e gli ambiti di cui un comune si deve occupare, dall'urbanistica alla scuola, alla cultura, al bilancio ovviamente. Quindi la squadra, quando si è formata, abbiamo deciso ovviamente di partire e di metterci in gioco. L'altra molla è stata sicuramente la passione civile che da sempre mi accompagna, e quindi riuscire a dare qualcosa al mio paese dall'altra parte della scrivania come amministratore è stata un'ulteriore spinta a questo. I problemi da affrontare sono molti, ma grazie all'esperienza che credo di aver accumulato in 40 anni di lavoro e alla capacità professionale dei miei collaboratori, riteniamo di poter dare una risposta importante ai tanti problemi che questo comune si porta dietro. A questa tornata elettorale ben 4 candidati sindaco hanno corso con te per questa carica. Indubbiamente la forbice si stringeva a livello di voti. Quando hai pensato di avercela fatta? Dopo lo spoglio dei primi 2 seggi eravamo ragionevolmente fiduciosi, perché nei primi 2 seggi eravamo risultati vincitori con un margine abbastanza ampio che poteva essere ridotto magari anche negli ultimi 2, ma ragionevolmente ci faceva pensare di aver raggiunto l'obiettivo. Dopo lo spoglio del 3° seggio abbiamo capito che ormai era sostanzialmente fatta e ci siamo mossi dal luogo dove ci eravamo ritrovati verso le sezioni elettorali, perché ritenevamo che lo scoglio fosse superato. Adesso che sei sindaco, quali sono le priorità principali di Mati in questo momento? Ci sono sicuramente delle emergenze che vanno affrontate. Ahimè, abbiamo come scadenze proprio delle feste organizzate dalle associazioni, dalla Proloco e quant'altro, che alle quali bisogna dare una risposta immediata. Ma al di là di questo, sicuramente cominciare a lavorare sul decoro urbano, quindi riportare il paese ad una maggiore vivibilità, incominciando a capire quali passi si possono fare per mettere in sicurezza la viabilità, le strade, il verde pubblico, e quindi questa è la priorità. Dopodiché noi abbiamo intenzione di procedere all'apertura abbastanza immediata, dopo aver anche lì messo in sicurezza il parco di Villa Bosso, perché gli spazi pubblici riteniamo che debbano essere veramente fruiti da tutti i cittadini. Sempre nell'ambito comunale, adesso tu avrai una maggioranza e ben 4 consiglieri d'opposizione. Pensi che comunque ci sarà una posizione forte o cercheranno di fare una posizione costruttiva per portare avanti il paese al di fuori di quello che è stato in quest'ultimo anno che siamo arrivati?
Intanto sgombriamo il campo. In una democrazia piena e compiuta l'opposizione è assolutamente importante per affrontare dibattiti, problematiche e quant'altro. Noi ascolteremo sicuramente tutti gli impulsi che ci arriveranno dall'opposizione, perché le sinergie che vanno messe in campo sono a 360 gradi. Noi abbiamo vinto con il 37% dei voti, se lo rapportiamo a tutti gli elettori, questo 37% scende a poco meno del quarto, un circa 24%. Quindi non abbiamo la presunzione di aver avuto diciamo, la fiducia della totalità o della maggioranza dei cittadini. Questo ci deve mettere così in testa che il governo che noi intendiamo portare avanti nel paese deve tener conto e avere il confronto, anche aspro in qualche momento, e comunque costruttivo, che riteniamo possano dare le opposizioni. Per quanto riguarda la tua squadra di governo, che presenterai stasera 27 giugno, puoi già anticiparci qualche nome prima della seduta? Sì, certo, anche perché le nomine degli assessori è un'attività che viene fatta prima del Consiglio. Nel Consiglio vengono comunicati i nomi degli assessori, ma non sono discussi in questo ambito. Per cui ci sono io sindaco, Monica Puzzulu, assessora all'istruzione e vice sindaco, Lorella Nepote Fus, assessora alla cultura. Enrico Ghibaudo, assessore all'urbanistica, viabilità, lavori pubblici, Mauro Pellizzari, bilancio, commercio, personale. Dopodiché ci sono tutta una serie di altri sottotitoli che sono legati poi ai vari assessorati, ad esempio all'istruzione e alla cultura sono sicuramente abbinate il rapporto con l'associazionismo matiese, le politiche sociali, lo sport, il tempo libero, le manifestazioni, il volontariato, quindi gli argomenti poi affidati a ciascun assessorato sono molto più ampi. Il titolo è particolare, cultura, istruzione, eccetera, ma poi come cascame ci sono tutta un'altra serie di attività e incombenze che, avendo solo quattro assessori, devono per forza di cose essere raggruppate. Un augurio che puoi fare ai tuoi concittadini che ti hanno eletto e quelli che non ti hanno eletto. L'augurio che posso fare è che cercheremo di dare una risposta positiva alle molte aspettative che, soprattutto dopo il 10 giugno, ci sono state rivolte. Molti cittadini hanno molte aspettative sulla mia e la nostra squadra. Questo è motivo di orgoglio da una parte e anche di stimolo e di sfida dall'altra, perché dare risposte alle molte aspettative che sono nate in paese è una sfida. Noi speriamo con il nostro lavoro di gruppo di riuscire a dare risposte positive a tutto questo.